testimonia da sola di questa una sua spiccata tendenza a favore del popolo sorrentino. Ma innumerevoli sono le opere che egli riuscì a realizzare nei 12 anni in cui fu sindaco di Sorrento, ma soprattutto nei primi 5 anni. Ricordiamo tra le opere più importanti il grande acquedotto con Sortile, la rete di fognature cittadine, la sistemazione della strada tra Castellammare e Sorrento, la costruzione della strada panoramica nota come Nastro Azzurro, la costruzione della strada del centro urbano con le frazioni di Cesarano, di Casarlano e di Baranica, le frazioni di Parisi, Crocevia e Priora, dall'altro per il Nastro Verde e infine le strade per la Marina Grande, importantissima, e per quella di Polo. Vennero affrontati in quel periodo altri importanti problemi di ordine sociale e igienico-sanitario, quali la costruzione delle già citate case popolari, quella degli edifici scolastici, delle borgate rurali, l'ampliamento dell'edificio scolastico del capoluogo, l'ampliamento dell'ospedale civile e del pubblico macello, e l'istituzione di un poliambulatorio INAM per l'assistenza sanitaria alle classi lavoratrici. Il suo amore per la libertà e per la giustizia era peraltro già emerso nel 1924, essendo consigliere comunale del Partito Popolare. Commemorò Matteotti, che era stato barbaramente assassinato, e tutto ciò in pieno periodo fascista. Successivamente dovette, imperentato il fascismo, tenere per sé le sue idee di libertà e si dedicò quindi completamente alla professione. Giovanissimo, a circa 26-27 anni, già fu assistente chirurgo presso l'ospedale Incurabili di Napoli. A 29 anni, direttore sanitario dell'ospedale di Sant'Agnello, allora l'unico presidio ospedaliero della costiera sorrentina, e contemporaneamente assistente chirurgo all'ospedale Pellegrini di Napoli, e poi primario chirurgo nel 1938. Subito dopo la guerra, Agostino Spisano cominciò a gettare le basi per la costruzione dell'ospedale di Sorrento, che egli non vide purtroppo mai completato, ma a cui dedicò tutto il tempo che gli lasciava libero, e l'ospedale dei Pellegrini di Napoli è il suo comune di Sorrento. Nel 58, anno in cui lasciò il seggio di sindaco e anno in cui si presentò alle elezioni per la Camera dei senza essere eletto, egli era consigliere provinciale della Democrazia Cristiana, presidente dell'azienda di turismo Sorrento e Sant'Agnello, presidente della sezione sorrentina della CRI e presidente del Museo Borreale e anche presidente del Sorrento Calcio. La Democrazia Cristiana a Sorrento era stata fondata da lui nel 1946, insieme ad un gruppo di cittadini che avevano voluto mantenere le distanze dal partito fascista. Successivamente, egli fu sempre coerente nella sua fede politica, il che fu specificamente ricordato con appropriate parole dall'attuale ministro degli Interni, Antonio Gava, nella commemorazione funebre tenuta il 18 marzo del 1965, esattamente 2 giorni dopo la sua morte. Pur essendo per molti anni consulente chirurgo dell'armatore Achille Lauro e amico della famiglia Lauro, rifiutò verso la fine degli anni 50 la sicura elezione a senatore del partito monarchico per non tradire la sua fede politica di democristiano. Solo nel 59, dopo aver veramente dedicato tutta la sua vita benessere dei sorrentini e all'attività medica ospedaliera, decise di creare, insieme ad illustri chirurghi sorrentini e della penisola sorrentina, una struttura privata, e cioè la Clinica San Michele, in piano di Sorrento. Fu figura notissima dei suoi tempi, amico di artisti, di amministratori,
gli amministratori e i politici di tutte le tendenze, amico di clinici illustri, alcuni dei quali lo invitarono senza successo a completare la sua già rilevante produzione scientifica risalente agli anni 30 e 40 e riguardante quasi sempre la chirurgia addominale, allo scopo di divenire un docente universitario. D'altra parte, la sua preparazione chirurgica era stata completata negli anni 30 nelle cliniche chirurgiche di Berlino, di Lipsia e di Parigi e costituiva quindi una base molto valida per affermazioni brillanti anche in campo universitario. Subito dopo la fine della guerra vi fu la svolta che lo trasformò, soprattutto in amministratore di Sorrento, ma oggi, oltre che all'uomo della strada, viene ricordato ancora Agostino Schisano come colui che ha dato lustro alla Sorrento del primo dopoguerra. La sezione della Democrazia Cristiana di Sorrento portava il suo nome e a lui è stata intitolata la scuola infermieri dell'ospedale di Sorrento. Null'altro, per la verità, a detta di molti, ben poco. Dopo aver eseguito una panoramica della vita politica e medica di mio padre, vorrei chiudere con un giudizio personale. Agostino Schisano fu l'uomo sempre pronto ad aiutare il prossimo, e in particolare il povero. Fu l'uomo mai pronto ad affrettarsi quando si trattava di risolvere problemi riguardanti se stesso o qualche membro della sua famiglia. Fu l'uomo considerava un suo dovere, il suo primo dovere, il fare tutto quello che poteva per la sua città, per la sua Sorrento. Fu un uomo intelligente e medico abile e umano, come raramente è dato di vedere. Fu un uomo amante della gloria che sapeva a lui riservata e amante degli onori. Fu un uomo del popolo e amministratore piuttosto che uomo politico. Fu disposto al sacrificio di molte cose, come la famiglia e la professione, a favore di cose che amava ancor più, cioè le fortune del suo paese. Fondamentalmente un uomo latino, nel senso completo e migliore della parola, elegante, discreto, un gran parlatore, vicinissimo al popolo e quindi sempre ben visto dalla folla. Ora una mia riflessione: vale veramente la pena di vivere come disse mio padre Agostino Schisano? La verità è che solo pochi uomini hanno il coraggio o la disposizione per una tale vita. Eppure di mio padre posso ben dire che lui ha fortemente voluto la vita che ha avuto, e come sola spiegazione a ciò può darsi solamente l'amore